Saluto a tutti voi amici paluani, sono Michele, un grande appassionato di bici. Un altro mio grande interesse è il video e ho cercato un modo per condividere con le immagini le mie uscite in bici. Voglio spiegare anche a voi come farlo. Dopo un'attenta ricerca, la soluzione ottimale che ho trovato è questa piccola ma sorprendente telecamera, la GoPro. Ora vi spiegherò come funziona e la sua collocazione sulla vostra bici da corsa. La GoPro è essenzialmente una piccola telecamera. Grazie alle sue caratteristiche di robustezza e semplicità di montaggio, si adatta a qualsiasi situazione di ripresa, specialmente le più estreme. Vediamo ora come funziona. Innanzitutto, per accendere la GoPro, dobbiamo premere per circa 15 secondi questo tasto, posto sulla parte frontale. Tramite il secondo tasto, posto in alto, possiamo muoverci all'interno delle voci di menu. Selezionando la prima voce, possiamo utilizzare la GoPro in modalità fotografica. È una funzione molto utile, soprattutto per immortalare velocemente i luoghi delle nostre uscite in bici, da condividere poi magari con gli amici. La seconda voce attiva la funzione scatto multiplo, che permette di realizzare sequenze rapide di immagini. È utile soprattutto su particolari tracciati. La terza voce attiva la funzione più interessante della GoPro, la funzione video. La GoPro infatti permette di registrare sequenze di ripresa soprattutto da punti di vista inusuali, particolari, come dal manubrio della bicicletta o dal casco di una moto. La quarta voce attiva la funzione impostazioni, dalla quale possiamo settare la nostra telecamera in base alle nostre specifiche esigenze. Ora vediamo assieme come montare la GoPro su una bici da corsa. La prima cosa fondamentale da fare è collocare la GoPro nell'apposito supporto, che lo preserva da urti e in caso di pioggia. Vi ricordo che per scaricare le vostre immagini e video è sufficiente agganciare una presa USB al vostro computer. Caricate anche voi i vostri video e le vostre foto su YouTube e Flickr con il tag Paluani Life. Ciao!